Luca. Conte Ludovisi, quale piacere. Come va? Ricevere il suo invito è stata una vera gioia. Beh, se ne rende conto, oramai lei è diventata una leggenda. Certo, l'altra volta quando è venuto qui a casa mia ha compiuto un'impresa davvero straordinaria. Prima mi ha vinto a poker una cifra da capogiro. E poi subito dopo, la sera stessa, ha ricevuto un proiettile in pieno petto. Duca, stasera ho in animo di vincere, ma senza conseguenze mortali. Me lo auguro. Venga, andiamo al tavolo. Mi perdoni, Duca. La raggiungo subito. Vorrei salutare una mia cara amica. La prego. Mia cara baronessa, mi fa un immenso piacere poter ammirare la piena bellezza della tua maturità. Soprattutto perché è esaltata dalla giovane età del tuo imberbe accompagnatore. Come si permette? Aspetti. Non vale la pena raccogliere le provocazioni del conte. Certo, anche perché, mio giovane rubacuori, non è una provocazione accennare alla sua età, che io le invidio moltissimo. Lei dovrà rendermi conto di queste sue parole che trovo oltremodo offensive. D'accordo. Se lei le considera offensive, io sono a sua disposizione. E in tal caso mi dispiacerà solo privare per sempre la baronessa dei suoi infantili piaceri. Andiamocene. Quando l'età di una donna supera un certo traguardo, due sono gli elementi che la rendono interessante. Il primo elemento è la soddisfazione, la gioia di rendere la vita piacevole a qualcuno. Il secondo elemento è il rammarico, la malinconia, nel rendersi conto della mancanza di riconoscenza. Buonasera, conte Ludovici. Quanti soldi sprecati! Quando mi insegnerai a giocare a poker come sai fare tu? E questa è una cosa molto difficile da insegnare. Perché? È perché bisogna avere un talento speciale. Ah, sì? Sì. Baronessa, c'è un signore che chiede di lei. E chi è? Ha detto di chiamarsi Pietro Pironi. Pironi? Se vuole, gli dico che non è in casa. No, no, lo faccio accomodare. Senti, ti dispiace lasciarmi sola con questo signore? Devo proprio? Devi proprio. Va bene.